Allora, i numeri reali sapete che si rappresentano con esponente e mantissa. Perché si è arrivati un po' a questa, diciamo, a questa rappresentazione? Per poter avere un po' uno standard, una rappresentazione normalizzata, perché comunque come avete visto, un numero reale, quindi un numero con la virgola, si può esprimere secondo questa notazione, no? Per un qualsiasi valore reale si possono sempre trovare due numeri m e, diciamo, e tale che il valore abbiamo approssimato, diciamo, a meno dell'errore, come mantissa per la base elevata all'esponente. Quindi la nostra base è la base 2, chiaramente. Quindi vogliamo esprimere il numero reale come una mantissa per 2 elevato all'esponente. Ok. Il problema dei numeri reali è che hanno una parte decimale che può essere infinitamente lunga, come i numeri irrazionali, e questa parte è infinitamente lunga e non periodica in qualsiasi base, come ad esempio pi greco, proprio non c'è verso di rappresentarlo in nessuna base in maniera finita, oppure possono essere periodici, quindi sono comunque infinite le cifre, ma si ripetono. E i numeri periodici hanno la particolarità che, almeno in alcune basi, si possono rappresentare con un numero finito di cifre decimali. Ok, questo perché è un problema? Perché chiaramente nel computer non abbiamo un numero infinito di cifre per rappresentare i numeri decimali, i numeri reali. Quindi a un certo punto ci dovremo fermare, stabiliremo un numero di bit elevato per rappresentarli, dopodiché a un certo punto ci sarà un troncamento. Quindi non tutti i numeri reali all'interno di un calcolatore possono essere rappresentati in maniera esatta. Ok. Quindi partendo da questo presupposto, la novità rispetto ai numeri interi e ai numeri naturali è che abbiamo la parte decimale. Fino adesso lavoravamo solo con la parte intera. Per la parte decimale, è sempre comunque una notazione posizionale. E per cui quale può essere, come possiamo scriverlo, diciamo, il valore della parte decimale? La parte intera, per la parte intera non cambia niente, ma noi vogliamo trovare un qualcosa simile all'algoritmo delle divisioni successive per trovare il valore in binario della parte decimale. Cioè noi prima avevamo un numero intero, un numero naturale, con l'algoritmo delle divisioni successive trovavamo il corrispondente valore binario in base 2. Ora, nei numeri reali compare la parte decimale, quindi abbiamo bisogno, per la parte intera siamo a posto, abbiamo bisogno di un algoritmo per convertire in binario la parte decimale. Allora, intanto la scriviamo come sommatoria. Allora, supponiamo di dover convertire in binario un numero decimale che ha m cifre decimali. M non lo confondiamo con la mantissa, perché sennò casino, in questo caso cancelliamo. Quindi il valore decimale è la sommatoria per k che va da meno m, l'ultima cifra decimale, fino a meno 1 di la cifra della posizione k per la base elevata a k. Ok, se svolgiamo questa sommatoria abbiamo quindi d la cifra nella posizione meno m fratto b alla m, perché sarebbe b alla meno m, esponente negativo, diventa 1 fratto b alla m, più d meno m più 1 fratto b alla m meno 1, più puntini puntini, più, scriviamo soltanto gli ultimi due termini, di la cifra nella posizione meno 2
tratto B alla seconda più la cifra nella posizione meno 1, quindi quella subito dopo la virgola, tratto B. Ok, dobbiamo ricavare, abbiamo detto qualcosa di simile all'algoritmo delle divisioni successive per poter convertire questa parte decimale. Allora, vediamo subito che è facile, per quale motivo? Perché espressa così, possiamo vedere che ad esempio la cifra più significativa, quella subito dopo la virgola, cifra D di meno 1, possiamo ricavarla in questo modo. Moltiplichiamo quindi tutti e due i membri, quindi il mio valore, il valore decimale di partenza, lo moltiplico per la base, quindi moltiplico anche qui per la base, e che cosa mi trovo? Mi trovo che questa espressione è uguale a cifra di posizione meno m per b fratto, scusate, b alla m meno 1. Più cifra della pos in posizione meno m più 1 fratto b alla m meno 2. Più punti punti più cifra della posizione meno 2 fratto b più cifra nella posizione meno 1. Quindi, come vedete, io ho una parte in questo risultato, vedo che queste sono tutte parti frazionarie, quindi tutti altri numeri decimali che sommate tra di loro faranno un'altra parte decimale con cui iterare il procedimento. E poi ho una parte intera, perché questa è una cifra, di meno 1, ho ottenuto la prima cifra dopo la virgola, quella più significativa. Quindi questa sarà la mia cifra che mi tengo da parte. D meno 1, 0 virgola. Con questo qui reitero il procedimento in modo che al giro dopo, sempre moltiplicando per B, trovo D meno 2 e così via fino a trovare D meno M più 1 e D meno M. Ok, quindi è un algoritmo delle moltiplicazioni successive. E questa volta si trovano le cifre, si ottengono dalla più significativa, quella subito dopo la virgola, alla meno significativa, quella più lontana dalla virgola. Ok, partiamo quindi con il primo esercizio, ne faremo due di esercizi, e quindi applicando questo algoritmo per convertire la parte decimale e poi tenendo presente invece quello che abbiamo detto all'inizio, che un numero reale lo rappresentiamo come mantissa moltiplicata per la base a un certo esponente e, quindi utilizzando queste due conoscenze su come si rappresentano i numeri reali in un calcolatore, che cosa faremo? Convertiremo dei numeri reali in dei valori float, secondo lo standard IEEE, memorizzati insomma in un calcolatore. Faremo questa conversione. Di numeri reali in numeri binari in virgola mobile.